sicuramente il punto di vista di Murat da insider della questione è molto importante e ci ha spiegato un po' anche il suo lavoro sul confine e ha sottolineato due punti che io riprendo velocemente. Quello della posizione del governo turco sulla questione curda. Anche oggi circolavano nei nostri social delle foto di come la città di Tel Abyad, quella che è stata liberata oggi, e i militari turchi al posto di confine accoglievano i guerriglieri dell'ISIS che scappavano in Turchia. Ma non è una notizia nuova e lo sappiamo bene che l'interesse che ha il governo turco al fatto che l'ISIS combatta contro i curdi. E un'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto di come in Rojava ci sia stata e stia compiendo una rivoluzione vera e propria con le armi, però di come la potenza della questione curda sia esplosa anche all'interno della Turchia con le ultime elezioni politiche. Effettivamente i curdi stanno combattendo sia con le armi ma anche con la scheda elettorale. I risultati nel sud-est della Turchia, dove la regione a maggioranza curda, ci parlano di una partecipazione al voto con percentuali oltre il 90%, riuscendo a portare 80 deputati dentro il Parlamento e impedendo di fatto un colpo di Stato istituzionale da parte del governo di Erdogan, che aveva intenzione di prendere la maggioranza dei voti per poter modificare la Costituzione e diventare il re assoluto del sultano della Turchia. Prima di passare la parola a Michele Giorgio, in cui allargheremo il cerchio, siamo partiti da Kobane per arrivare a parlare dell'Europa. Volevo fare un'altra considerazione veloce di come effettivamente parliamo della coalizione che bombarda in Iraq e in Siria, ma di come siano i curdi del PKK, dello YPG e dello YPG gli unici che effettivamente combattono sul campo e che stanno vincendo questa guerra. Per questo sarebbe importante a livello politico internazionale che il PKK venisse cancellato dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Perché effettivamente chi combatte e chi muore in questo momento sono loro.